Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi in realtà per me è il 24 dicembre, ho deciso di comunque vloggare e magari mettervelo poi un po' più avanti il video, e quindi per me oggi è la vigilia. Noi stasera staremo a casa, non andremo da nessuna parte, però invece domani che è Natale lo passeremo a casa dei miei, quindi noi quattro. Quindi io, mia mamma e io, i miei genitori e Omar. E sto preparando già il ragù, sono le 11 e mi sono messa già all'opera, così almeno quella è una cosa che faccio già e poi alla fine assemblo poi la lasagna. Cioè, no vabbè. Qua c'è una pentola di ragù che sta andando e qua ce n'è un'altra. Devo fare praticamente una teglia per noi, ovviamente più grossa rispetto a quella che faccio solitamente per me e Omar, e poi ne devo fare un'altra per la mia vicina di casa. Vicina di casa, in realtà vicina di casa di mia mamma, non più mia, e anche la mia madrina, è praticamente caduta, si è rotta il braccio e quindi faccio una teglia di lasagna in più, così gliela do a lei appunto il giorno di Natale, ecco, mangia la lasagna, siccome appunto non si può tanto muovere avendo il braccio rotto, e boh. Quindi ne devo fare un po' di più, speriamo che basta il sugo perché io non mi regolo quando devo fare per più persone queste preparazioni, cioè proprio non mi regolo. Sto anche aspettando il corriere perché ho ordinato alla fine ieri sera, mi sono decisa il regalo per Giorgia, cioè a lei ho già fatto altri regali, però questa qua era una cosa che proprio voleva. Ho guardato in tutte le cartolerie qua della mia zona, nessuna aveva questa cosa qui che voleva lei. Praticamente Giorgia, lei esce pazza per le cose di cartoleria, penne, pennarelli, i washi tape, tutte quelle cose lì, lei esce pazza e aveva chiesto appunto questi pennarelli fatti a pennello. Sono dei pennarelli che però hanno la punta di un pennello, quindi molto morbida, che servono appunto per disegnare, fare, non so, ora io non me ne intendo di queste cose, e non li trovavo da nessuna parte. Alla fine mi sono decisa ieri sera, li ho presi su Amazon e avendo Amazon Prime mi arrivano già di oggi, che è appunto la vigilia, così domani riesco a darli appunto per Natale, quindi poi appena arrivano magari ve li faccio vedere, tanto lei quando uscirà questo video avrà già avuto i regali. È anche arrivato il pacco di Amazon, adesso lo apro, poi così me lo controllo che sia tutto a posto, vi faccio anche vedere queste penne che ho preso, magari. Ecco qua i pennarelli e invece queste qua sono le penne tutte colorate. Queste sono proprio penne,
con la punta fine, appunto colorate. E questi qua invece sono i pennarelli che vi dicevo, con la punta a pennello. Lo apro. Allora, in omaggio c'era anche quest'album, che è un album nero, tipo gratta e vinci, che grattate ed esce fuori sotto la scritta. Qua invece andate a disegnare con una matita ed esce fuori il disegno, da come ho capito leggendo le recensioni, poi non lo so. E questi qua invece sono tutti i colori, ce ne sono 24, come vedete appunto la punta è morbida, è una punta appunto simile a quella di un pennello. Spero di aver azzeccato tutto, perché io di queste cose non è che me ne intendo molto, e nulla, e questo qua appunto era l'altro regalo. Intanto che il sugo finisce di cuocersi, mi sto anche facendo il pranzo, cioè da notare la cucina, vabbè, lasciamo perdere. No, ma vi devo fare vedere questa cosa. La stavo pulendo, ma poi ho detto no, la devo fare vedere anche qui. Cioè, ho bruciato la pentola con positività, cioè con lo smile. Ma voi vi rendete conto? Cioè, sembra proprio una faccina. Assurdo, veramente. Infatti ho cambiato poi pentola, perché in quella si stava bruciando, e quindi ho messo questa qua. Quella lì la utilizzerò solo per il bollito, mi sa, perché ho appena testato che per i sughi non va bene. E adesso, per non farmi mancare niente, volevo preparare una torta di mele da portare domani dai miei, e preparo gli ingredienti, magari la facciamo insieme. Vi do gli ingredienti per la torta di mele: 250 g di mascarpone, 3 uova, 140 g di zucchero, 200 g di farina, 4 mele circa, poi vedrò quante ne vado ad utilizzare, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina, un limone, poi il burro per ungere la teglia e un pizzico di sale. Per prima cosa vado a tagliare le mele a fettine e poi le vado a mettere in acqua e limone. Sono andata a tagliare a fettine 3 mele, e saranno le fettine che poi metterò sopra la torta prima di infornarla. Invece una la lascio che intera, perché la taglierò a pezzettini e la metterò direttamente dentro l'impasto. Per prima cosa vado a sbattere le uova con lo zucchero. Dopo aver ottenuto un composto chiaro, vado ad aggiungere il mascarpone. Unisco la farina setacciata. Il lievito. La vanillina, il pizzico di sale. Adesso vado a tagliare l'altra mela, ma non a fettine, a pezzettini, e poi la unisco all'impasto. Ho
foderato uno stampo con la carta da forno, adesso vado e vado ad ingurrarlo intorno. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. Dopo averla livellata vado ad aggiungere le fettine di mela. Prima di infornarla vado a mettere un pochino di zucchero di canna sulle mele. I hope I don't scare you too much, babe. Eccola qua. Adesso in forno a 180 gradi per 55 minuti in forno statico. Buongiorno ragazze, siamo al giorno dopo, anzi per voi un secondo, per me in realtà sono passati 4 giorni perché ho ripreso il 24 la vigilia e poi non ho più portato la videocamera dietro, non ho più ripreso nulla, anche sui social, su Instagram sono stata proprio un po' assente perché mi sono proprio presa una piccola pausa proprio mentale da tutte queste cose. E poi era comunque anche Natale, quindi non mi andava di riprendere, di portare la videocamera. Appunto oggi è il 28, mi sono svegliata che qua è tutto bianco perché si vede che stamattina presto ha nevicato, ora però non nevica più. Mi sono messa una tuta perché voglio andare al Lidl a comprare due cose che mi servono e altre cose invece per prepararmi il porridge la mattina. Io adoro il porridge, però sapete che con la colazione io sono un po' vado a periodi perché poi mi stufo. Ecco, questo è il periodo del porridge, però ho finito completamente tutto, frutta secca, frutta fresca, non ho più nulla e quindi volevo andare al Lidl a comprare qualcosina perché so che lì trovo tutto e poi ce l'ho proprio vicino a casa. Quindi vado un attimo e quando torno vi faccio vedere che cosa ho preso. Eccomi, sono appena arrivata, sono andata al Lidl e alla Coop perché al Lidl non ho trovato una cosa, quindi vi faccio vedere quello che ho preso. Ho speso più o meno, se non mi sbaglio, c'era lo scontrino ma non so più dov'è, più o meno 30 euro. Ho preso una busta di questi qua, mandarinci, clementine, poi questi biscotti qua che li avevo assaggiati e mi sono piaciuti tantissimo, della Doria, questi qua senza lattosio, veramente buonissimi, erano in offerta 1,29 euro, quindi li ho presi perché non li trovo facilmente questi qua da nessuna parte. Poi i cereali, questi qua con la frutta, questa fragola e ciliegia, ci sono veramente pezzettoni di fragola qua dentro, sono veramente buoni. Io questi qua li metto nel latte quando mi viene voglia appunto di bere una tazza di latte con questi, oppure li sbricio nel porridge, quando capita nello yogurt. Ho preso due pacchi di mirtilli, in realtà volevo i lamponi ma non li ho trovati, quindi ho preso solo i mirtilli. Carote. Le noci, queste qua del Lidl, buonissime, 2 euro se non mi sbaglio e 89. Un broccolo, le banane, ho preso uno, e queste tre un po' più mature per adesso. Poi ho ripreso le zucchine, queste qua, zucchine scure, due melanzane nere. Ho preso due bevande perché io solitamente il porridge lo preparo anche solo con acqua, ma ho voluto provare a prendere la bevanda alla mandorla e all'avena. L'avena l'avevo già provato, non è che ne esco pazza, però magari nel porridge insieme ad altre cose riesco a berlo più volentieri. Invece questo qua, la mandorla, non l'ho proprio mai preso, quindi vabbè. 100% vegetale, solo mandorle italiane. Uno così e l'altro appunto bevanda all'avena 100% vegetale senza zuccheri aggiunti.
Poi ho ripreso i fiocchi d'avena, il prezzo esatto mi sembra 59 centesimi, quindi comunque veramente pochissimo. Sono anche integrali, quindi veramente un ottimo prezzo, e se andate al Lidl prendeteli, perché veramente a questo prezzo penso da nessuna parte. E poi ho trovato, sempre dove ho preso questo qua bio, non ho mai visto, il muesli croccante sciocco al cioccolato, e quindi qua. Ho detto ma sì, lo provo, è fatto da mezzo chilo, appunto dentro sono appunto così, non so se riuscite a vedere. E patate, e infine al Lidl ho voluto prendere queste lamette della Sienne, non le ho mai prese, erano lì che in cassa le ho viste, ho detto ma sì, le provo a prendere, poi vediamo. Rasoio usa e getta per donna tre lame, con rivestimento in ceramica per una rasatura curata e piacevole. Ma ce ne sono 4, le ho pagate forse 1,89 euro, 1,69 euro, non mi ricordo, però le ho volute prendere, poi vi dirò come mi trovo. Al Lidl non ho trovato questo, allora mi sono fermata alla Coop, che anche quello è proprio vicino a casa mia, e lì l'ho trovato. Finalmente lo sciroppo d'acero, ho preso questo qua e devo dire che non l'ho pagato neanche tantissimo, l'ho pagato sui 3,30 euro forse. Sciroppo d'acero 100% naturale, biologico, e quindi l'ho preso quando faccio pancake, sul porridge oppure comunque per dolcificare. Quindi se non riuscite a trovarlo andate nella corsia appunto dei dolci, ecco, dove trovate le farine, le gocce di cioccolato, quelle cose lì. E poi ho preso, l'avevo già preso questo qua, il farro soffiato integrale, sempre biologico, 1,29 euro mi sembra. E questo qua è buono perché appunto lo metti un po'... C'è anche qui nello yogurt, nel porridge, oppure anche mangiato così, ecco il farro soffiato. Un po' come il riso soffiato, però questo qua appunto è farro, molto buono. E infine ho preso 2 confezioni di grana padano DOP. Commenti di Omar, questa è la spesa per te. Sì, effettivamente c'è ragione, perché ci sono tutte cose che mangio praticamente solo io. Vabbè. Sistemo e ci aggiorniamo dopo. Mentre ci sono, che stavo sistemando, vi faccio vedere il regalo che ho fatto a Omar per Natale. Ho regalato questa felpa dell'Adidas col cappuccio. Qui c'è lo scontrino di cortesia attaccato sopra. Io avevo preso una L perché Omar solitamente porta una L, però si vede che questo modello veste troppo largo e quindi dovrò cambiarla e prendo la taglia in meno. Comunque le piace, quindi cambio solo la taglia. È fatta così. Invece mia mamma Omar ha fatto praticamente questo bagno doccia, cioè mi sembra tutto in uno, di questa marca Philip Martins, che è una marca, ragazze, veramente ottima. C'è la mia cugina nel suo negozio, è una parrucchiera appunto. A parte la confezione che è bellissima, era oltretutto impacchettata, mia cugina mi aveva fatto una confezione bellissima, però vabbè, ovviamente Omar l'ha scartato, però è rimasta questa. Aspettate che dall'altro l'ha anche utilizzato, infatti ce l'aveva nella doccia, però ve lo volevo far vedere. È questo qua, shampoo doccia, come vedete estratto di malva bio, mirtillo bio, olio d'oliva, e comunque una linea, come vedete, senza parabeni, senza niente. Omar piace tantissimo questo shampoo doccia, è ottimo veramente, quindi mia mamma gli ha regalato questo qua per Natale. Io invece ho ricevuto il profumo, la crema corpo da mia mamma, che già vi avevo fatto vedere. Questi due qua di equivalenza, forse nel video prima di questo ve li avevo fatti vedere. Mio papà praticamente, senza dire niente a nessuno, è andato, ma non sapendo, è andato al negozio equivalenza e ha comprato il profumo sia a me, a mia mamma e a mia sorella. Ci ha fatto lo stesso regalo, ma poverino non sapeva che mia mamma me l'aveva comunque appena regalato, però mi ha preso un'altra profumazione. Mi ha preso Chloé, che se vi interessa il numero 016, che a differenza di quello lì che utilizzo io, Hypnotic, questo qua è molto più fresco, quindi se c'è la giornata in cui non ho voglia di mettere il profumo troppo dolce, metto questo qua, quindi ovviamente super apprezzato, grazie papà. Infatti adesso praticamente ne ho 2, quello di mia mamma e quello di mio papà, e uno appunto Chloé e l'altro Hypnotic, tutte e due da 100 ml. Mi sono un attimo immaginata mio papà dentro un negozio di equivalenza, che faceva il regalo praticamente a me, mia mamma e mia sorella, e vabbè, è stato tenero. Invece Omar, sinceramente, sapete che io faccio il compleanno comunque vicino a Natale, il 18 dicembre, mi aveva regalato il bollitore al compleanno. Gli ho detto non farmi nessun regalo per Natale, non spendere soldi, perché tanto ragazze veramente non mi manca nulla. Quindi andare a buttare via i soldi così, essendo che poi io appunto faccio il compleanno vicino a Natale,
va benissimo il bollitore, ho detto non spendere soldi, poi quando inizieranno i saldi magari se ci manca qualcosa ce lo andiamo a comprare. Quindi nulla, questi sono stati i regali che abbiamo ricevuto. Rieccomi ragazze, sono quasi le 18, sono passate un pochino di ore, ma io sono appena tornata a casa. Devo mettermi a preparare la cena e non ho assolutamente idee, non so proprio cosa preparare stasera da mangiare. Poi magari dopo che ho deciso che cosa fare da mangiare lo prepariamo insieme. Mi sto per preparare la cena, non so ancora bene cosa fare, ma sicuramente una pasta sfoglia perché mi sta quasi per scadere, quindi... In forno a 200 gradi per circa mezz'ora, come riporta la confezione, poi comunque la controllo. Eccola qua, non vedo l'ora di mangiarla, a noi piace tantissimo con zucchine e prosciutto, a volte la faccio anche con gli spinaci, ma questa è la nostra preferita perché piace a tutte e due. E nulla, adesso aspetto un attimo che diventa un po' tiepida e preparo anche i gnocchi. Adesso poi vi faccio vedere come li vado a fare, una ricetta con gli avanzi praticamente, diciamo. E adesso aspetto un attimo, poi li prepariamo insieme. Stasera voglio fare appunto gli gnocchi, le chicche di patate anzi, con la pancetta e il mascarpone e le noci. Mascarpone, questo qua, è quello che ho utilizzato per la torta di mele, però siccome ne ho utilizzato metà, metà adesso la faccio andare con gli gnocchi, almeno non la butto via perché anche non può stare troppi giorni in frigo, quindi con la scusa almeno lo consumo e non lo butto. E poi ho questa pancetta avanzata dell'altro giorno. Aggiungo la pancetta. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Eccomi ragazze, gli gnocchi erano veramente buoni. Non pensavo, quando li stavo preparando, ho detto: che cosa sto combinando? Invece sono piaciuti tantissimo anche a Omar. Non me l'aspettavo, invece sono venuti proprio buoni, super cremosi, veramente buoni, provateli. Quindi li rifarò sicuramente perché ci sono piaciuti molto.
E nulla ragazze, io ho voluto anche pubblicarvi questo video per mandarvi appunto gli auguri di buon anno, sperando che il nuovo anno sia migliore di questo. Quindi vi mando un bacione grandissimo, grazie mille per aver guardato questo video, ancora tantissimi auguri, quindi noi ci vediamo il prossimo anno con un nuovo video. Un bacio!